Ho cominciato a fotografare sott'acqua, perché prima di fare il fotografo, il fotogiornalista, lavoravo come archeologo e mi occupavo di documentare lo scavo archeologico, però è una fotografia un po' scientifica. Poi sono passato dall'archeologia al fotogiornalismo, mi sono interessato non solo il vortice delle notizie, il quotidiano mi interessava parecchio, mi sono avvicinato alla fotografia. E poi da lì, dalla fotografia di politica, sono finito in Cambogia a fare il reporter per qualche tempo. Ho vissuto in Cambogia 2 anni. Poi sono tornato in Italia, ero un po' stanco del sud-est asiatico, vivere in Cambogia non è come vivere in Italia. Ho cominciato a fotografare principalmente per conoscere, perché mi rendevo conto che col mezzo fotografico si ha la possibilità di entrare in relazione con le persone in modo più approfondito. Successivamente ho cambiato mezzo, ma l'attitudine è la stessa. Il documentario è molto vicino alla fotografia perché con pochi mezzi, anche se sei solo, riesci ad entrare in contatto con le persone. Non hai bisogno di una troupe di 20 persone, anche in due, in tre o solo puoi lavorare. L'idea nasce da una riflessione intorno a due luoghi a me molto cari. Luoghi che io continuo a frequentare, di cui mi nutro, e sono appunto la fotografia e il contesto museale. Sia la fotografia che il museo stanno attraversando dei cambiamenti, in particolare vengono sempre di più ogni giorno semplificati. Rischiano di essere semplificati, passano da un sono nati per essere esperienze individuali di conoscenza e ora diventano sempre più fenomeni di massa e ci limitano nella conoscenza dell'altro e per quanto riguarda il museo, l'archeologia, del materiale che viene esposto. Il film è un film che nasce all'interno della scuola Zelig di documentari, che vi consiglio se volete fare questo da grandi, è una scuola molto formativa, che dà la possibilità al terzo anno di fare un documentario a scelta dal regista. Quindi una parte dei finanziamenti viene dalla scuola, ci ha dato la possibilità di partire e di sperimentare il nostro film. La Cambogia, la prima volta sono andato nel 2010, se non ricordo male, novembre 2010. Ora siamo nel 2016, il documentario è stato girato nel 2015, a cavallo, sì, tra il 2015 e il 2016. Ed è un paese che cambia molto. Io mancavo dalla Cambogia 3 anni, non la riconoscevo più. Molti luoghi stanno cambiando perché è un paese in via di sviluppo, freneticamente in via di sviluppo. Non è un paese molto grande. Piemonte e Lombardia insieme come espansione geografica, prima sono 12 milioni di persone. Un paese così piccolo, con un'espansione economica così repentina, fa che i luoghi, un po' più nascosti, un po' più riservati, vengano sempre più, possiamo dire, cementificati. Quindi è un paese che ormai è quasi del tutto votato al turismo e non, sono pochi gli angoli che rimangono per rimanere soli, ecco. E Hack, il protagonista, è uno che cerca questi posti ancora oggi. Io del passato non amo l'aspetto nostalgico, ecco, non amo la nostalgia. L'approccio con nostalgia al passato. Penso sia molto pericoloso. Ho
guardare il passato con nostalgia, sia nel privato individuale, per esempio l'altro giorno, spesso torno a casa, trovo i miei genitori che guardano su Rai 1 questo programma subito del telegiornale, dove ci sono tutti i programmi, sono la sintesi di archivio dei programmi Rai per cena. E per me questo è un programma che deve essere cancellato, perché è come far vivere una popolazione su 30 anni prima d'ora di cena. Non lo trovo uno slancio, una propensione per il futuro. A livello invece politico, nostalgia nel passato può essere pericolosa. Basta pensare ai nostalgici del fascismo, ai nostalgici o dei Khmer Rossi, per esempio. Quindi per questo non amo. Per il presente, non so, il presente H è una persona. Con H abbiamo avuto un processo di osmosi, nel senso che io ho dato molto. Cioè ci siamo proprio scambiati, mi rivedo molto in lui. Quindi il presente amo molto essere consapevole, quindi forse in H lui vede il presente perché è una persona consapevole del suo passato e non sa bene del futuro, però comunque sì, la consapevolezza del presente. Sul futuro, non lo so, non so, un punto interrogativo, non so nel film il futuro, forse il futuro c'è nel film è un... mettere in allarme, nel senso stiamo attenti a cosa facciamo nel nostro passato, perché può ricadere nel futuro. Nel documentario c'è un confronto generazionale, il rapporto tra due fotografi, quindi un fotografo che ha 60 anni e che ha vissuto una parte della storia, una parte importante della storia cambogiana, quindi ha vissuto in pieno, sono testimone, protagonista di un genocidio. Dall'altro, Kim Ak è figlio del genocidio, quindi non l'ha vissuto in pieno, l'ha vissuto, lui è nato nel 1980, il genocidio, la guerra è finita nel 1979, quindi è nato nel post-guerra. È quasi mio coetaneo ed ha un approccio alla fotografia molto diverso dal primo. Ak sposa più un lato artistico della fotografia, lo vediamo anche quando tocca le fotografie. Non so, io ero molto innamorato del suo gesto materiale, quando tocca le sue fotografie e anche quelle degli altri, proprio lì le sente, le muove al millimetro, le osserva, le guarda, mentre l'altro, i suoi gesti, il suo gesto anche di sfogliare le fotografie è molto quasi come noi facciamo su Facebook, ta 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 ta, lui è uguale però su un album fotografico. E di positivo in Niemeyer, che è il fotografo anziano, vedo poco, il suo lato più, diciamo, da sognatore anche messo in discussione da, sì, dal fatto che lui non è proprio totalmente presente, non sono in grado di, non lo posso condannare, perché lui, ricordo che è stato preso da Khmer Rossi all'età di 11 anni. Una delle politiche dei Khmer Rossi era quella di ricreare l'anno zero partendo dai bambini, quindi loro indottrinavano i bambini, prendevano tutti i bambini, uccidevano i genitori e li indottrinavano, e lui è vittima di questa educazione, quindi non è totalmente condannabile dal mio punto di vista. Di Kim Ak non mi piace che non è un ragazzo spericolato, ecco, non è un sì, non è molto, un po' sapiano, va piano, questo forse è l'aspetto che mi piace di meno di Ak. Per il resto invece la sua ricerca nel passato, il rapporto con i genitori, questo mi piace molto. Devo dire
che in Cambogia il rapporto con la generazione, per esempio, il nostro rapporto con i nostri genitori non è lo stesso del rapporto che hanno i ragazzi cambogiani con i loro genitori o con i loro nonni. C'è sempre un velo di rispetto per gli anziani e per i più grandi. Quindi anche questa parte di ribellione probabilmente manca nei giovani cambogiani proprio per questo motivo. Da noi lo diamo per scontato, magari a confronto con Niamey, magari un ragazzo italiano, non so, gli avrebbe dato una sedia in testa, avrebbe reagito in un altro modo, invece lui si pone in modo reverenziale, non contraddice mai. Per me è stata una sorpresa arrivare al Torino Film Festival, perché non è immediato che un film di diploma sia in concorso con dei film invece, con degli autori già affermati. Quindi per noi è una grande soddisfazione vederci in calendario anche con dei nomi, con persone che vedevamo durante le lezioni a scuola. Quindi noi siamo entusiasti di essere qui. Non era mai capitato di essere intervistati, avere tutto questo spazio, questo affetto. Quindi sì, siamo anche molto emozionati di questo. Parlo a plurale non perché ho dei problemi di sdoppiamento, perché con me hanno girato Alexander Fontana, che è il direttore della fotografia, Gabriele Borghi, che è sia il sound recordist, ma anche il montatore del film. Quindi il film io lo considero di tutti e tre. Cioè, sono il regista, ognuno ha avuto il suo ruolo, però è stato un lavoro di gruppo, di squadra, fino alla fine. Il film andrà in altri. Al momento sarà proiettato a Bolzano il 2 dicembre. Il 5 dicembre torneremo a Torino con il protagonista. È un'occasione per invitarvi. Sarà proiettato presso Camera, il centro studi italiano di fotografia, alle 18 del 5 pomeriggio. E verrà anche a. Purtroppo non è arrivato in tempo per il Torino Film Festival, ci è dispiaciuto. E successivamente, il 7 dicembre, a Vienna per il Human Rights Film Festival. E poi speriamo di continuare il prossimo anno, ancora non abbiamo avuto risposte da altri festival. Siamo partiti con un approccio molto aperto al nostro documentario. In partenza abbiamo sempre cercato dei piani A, B, C e D da prendere quando il nostro, che avevamo pensato all'inizio, non andava bene. Quindi, insomma, questa è stata la risorsa più grande, di essere stati capaci di cambiare in corsa, senza paura, quello che ci succedeva. In Italia, diciamo, prima di partire con un documentario puoi programmare di tutto, però poi sul campo succede totalmente diverso da quello che ti aspetti. Però l'idea chiara era l'idea, e quella ci ha accompagnato in tutti i 30 giorni di shooting. Quindi l'idea è stata, diciamo, la nostra stella polare, e tutte le alternative che avevamo giravano intorno a quell'idea. Quindi questa è stata la forza. Per l'aspettativa sì, io non sapevo cosa aspettarmi esattamente dal documentario. Quindi alla fine è venuto un buon montato che rispecchiava l'idea iniziale. Noi in corsa, praticamente, per esempio Niamey non lo conoscevo di persona, l'abbiamo conosciuto lì, abbiamo speso solo un giorno con lui. Kimak, non lo conoscevo di persona, abbiamo preso un appuntamento quando sono arrivato lì. Però prima di fare questi due passi avevamo 3-4 piani B, C e D. Poi abbiamo scelto. È andata bene. Penso che sia un film che, nonostante il tema, non sia pesante da digerire. Comunque lascia sempre respiro. Apre tante possibilità di interpretazioni, perché si possono esplorare il livello fotografico, il livello storico,
la parte del museo ha anche una visione, quindi sì, non so come è stata interpretata dal pubblico ancora, perché se è la prima volta, il primo film festival che proviamo il film a un pubblico, però mi stuzzicava molto questa idea della donna delle pulizie che pulisce la storia, quindi era proprio questa concezione di pulizia della storia che mi interessava. Dice anche questo lato un po' personale, ecco.